Benvenuti a tutti. Oggi è martedì, 11 ottobre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, una giornata positiva complice anche la luna in buon aspetto, potreste anche risolvere un problema che vi tormentava da tempo e che ha avuto risvolti inaspettati nel fine settimana. Sul lavoro avete ancora qualche dubbio sul da farsi. Rifletteteci bene. Questo è un cielo che porta impegno ma anche tanta fatica per cercare di completare i progetti che hai in mente, non mancheranno vittorie. Ma è anche vero che ogni tanto bisognerebbe cercare di fermarsi, cosa quasi impossibile dal tuo punto di vista perché quando inizi una battaglia vuoi arrivare fino in fondo. In amore non sarete al meglio della seduttività. Sarà prevedibile qualche momento critico in amore. Limitate gli impegni di lavoro a quelli strettamente necessari, e, magari, regalatevi qualche giorno di vacanza. Se non siete sicuri di quello che state per fare, sarebbe meglio fermarsi in tempo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 10, finanze, 8, benessere, 8. Toro. Cari Toro, per voi si prospetta una giornata di alta tensione. Cercate di essere cauti ed evitate spese eccessive in questo periodo, la luna è dissonante e potrebbe creare qualche problema. Sul lavoro avete bisogno di essere più concreti e di portare avanti soltanto ciò che credete possa essere costruttivo. Il Toro è governato da Venere, pianeta che in astrologia rappresenta l'estetica, la bellezza. Ma sappiamo anche che il Toro è un tipo pratico poiché è un segno di terra. Quindi non è la persona che si lascia andare alle romanticherie o si accontenta di un'analisi meramente estetica della vita. Se c'è da tagliare il superfluo non si tira indietro, lo dimostrano queste giornate e lo riveleranno le prossime settimane. Sono in vista tensioni in amore. Qualche preoccupazione di troppo in questa giornata potrebbe avere un effetto deleterio sui vostri rapporti amorosi. Se in questa giornata avvertirete un senso di spossatezza, non fatevi prendere dal panico, perché questo è forse il sintomo che avete lavorato o studiato troppo. Anche se ritenete che il lavoro di gruppo sia inutile e dispersivo, per la giornata di oggi vi conviene fare un'eccezione. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 8, finanze, 7, benessere, 6. Gemelli. Cari Gemelli, se siete alla ricerca di un nuovo amore, cercate di essere ancora un po' pazienti, vi tocca aspettare un altro po', ma già alla fine del mese potrebbe arrivare il giorno giusto per fare la vostra scelta. Sul fronte professionale siete incappati in una lieve crisi, ma passerà. Dimostrate il vostro valore. Più volte ho spiegato che questo è un momento di affermazione. Più ci poniamo obiettivi importanti e ci mettiamo in gioco e maggiore è lo stress. La giornata di oggi nasce con la luna contro, e in qualche modo potrebbe essere faticosa. Attenzione ai piccoli ritardi, meglio prendere tempo se c'è un appuntamento in ballo. Oggi avrete un ruolo molto importante nella vita di un vostro conoscente, amico o collega. Questa sarà proprio la giornata dedicata all'amore. Il transito stimola la vostra vitalità, vi fa lavorare sodo e con ottimi risultati. Se avete paura di assumere un ruolo troppo importante all'interno del vostro ambiente lavorativo o presso i vostri amici, cercate prima di considerare tutti i vantaggi che potreste ottenerne. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 8, finanze, 7, benessere, 6. Cancro. Cari Cancro, per voi si prevede una giornata nella quale dovrete mantenere la calma in amore, altrimenti potreste perdere le staffe con un non nulla, i nati sotto il segno del Capricorno e dell'Ariete potrebbero darvi del filo da torcere. Non è colpa vostra se alcuni progetti dal punto di vista professionale si sono arenati, cercate altro. Più forti con questa luna interessante, ma devo ricordare però che è un cielo che comporta ancora delle piccole tensioni. Dipende poi dall'età, i giovani sono incerti sul cosa fare. In questo periodo è più faticoso lavorare perché non c'è la giusta collaborazione attorno. Eri convinto che alcune persone ti appoggiassero e hai visto che non è così. In amore momenti di burrasca, dovuti forse alla voglia di libertà.
Forse in questa giornata avvertirete dei sentimenti contrastanti, che non vi faranno trascorrere delle ore felici accanto alle persone che amate di più. Chi ha un'attività in proprio può vivere una giornata in calo, che comunque non rappresenta una tendenza preoccupante. Attenzione oggi al lavoro, perché dovrete vedervela con l'insoddisfazione di un cliente o di un capo. Armatevi di coraggio e di simpatia per uscirne nel migliore dei modi, ma non preoccupatevi troppo, vedrete che saprete trovare la scusa perfetta. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 6, finanze, 6, benessere, 5. Leone. Cari Leone, per voi si prospetta una giornata interessante. La luna è nel vostro segno e la passione di certo non vi manca, cercate di non trasformarla in una forma di gelosia ossessiva. Sul lavoro potrebbero svilupparsi dei progetti importanti. Tra oggi e domani direi di dare spazio ai sentimenti. C'è troppo trambusto nella vita, sfrutta queste due giornate per cercare di dipanare una matassa, se ti metti a cavillare o porti avanti tensioni inutili rischi di confinarti in una condizione di disagio. Non escludo che già domenica tornino delle buone opportunità, soprattutto per le coppie che hanno discusso. Provate a vedere se riuscite a divertirvi senza dover spendere troppi soldi. Si prospettano novità luminose sia nel settore professionale che economico. Il campo sentimentale sarà splendente e vivrete ore intense e gratificanti. Quelli di voi che sono più disponibili all'amore troveranno motivi di soddisfazione oggi, e potranno fare progetti importanti. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 10, finanze, 7, benessere, 8. Vergine. Cari Vergine, Venere e la Luna saranno nel vostro segno, chi si è innamorato nell'ultimo periodo dovrà cogliere l'occasione per dichiararsi finalmente al diretto interessato. Chi è single potrebbe invece imbattersi in incontri interessanti. Potrebbe essere tornato il momento di scendere in pista. Oggi questa luna opposta riporta alle sensazioni di ieri, come se ci fosse una sorta di volontà di scaricare impegni presi negli ultimi tempi. Questo capita non certo per mancanza di preparazione, ma perché di fronte a un grande progetto o impegno anche le persone più solide si spaventano, temono di non farcela. Il vostro umore non sarà alle stelle e faticherete a impegnarvi nel lavoro, ottenendo solo modesti risultati. Nel campo del lavoro dovete essere irreprensibili anche con i vostri colleghi. Tensioni in amore. Dovete essere meno pretestuosi e più comprensivi con chi non conoscete e dare anche più fiducia a chi invece conoscete benissimo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 6, finanze, 9. Benessere, 6. Bilancia. Cari Bilancia, nel fine settimana avete avuto qualche problema d'amore secondo Paolo Fox, per fortuna adesso la luna è dalla vostra parte e vi aiuterà a superare le difficoltà. Sul lavoro non dovreste sottovalutare le nuove proposte, iniziate a guardarvi attorno. Se ci sono stati delle incomprensioni, anche banali, in un rapporto d'amore sarà meglio evidenziare cosa c'è che non va. La realtà è che questa è una condizione astrologica valida per sfruttare un buon recupero. Giove opposto indica la necessità di tagliare alcuni rapporti inutili o di mettere a posto alcune questioni economiche, di rivolgersi a un amministratore o a un esperto per chiarire alcune cose che non vanno. In amore otterrete la stabilità e le sicurezze desiderate, ma anche storie stimolanti e passionali. Magari un regalo, oltre che un grazie. Potrebbe essere un buon modo per far avere all'altro la giusta proporzione dei vostri sentimenti di gratitudine. Questo è un giorno che promette incontri positivi. Focalizza la tua attenzione su questioni finanziarie, perché potrebbe essere in arrivo una certa somma di denaro. Oggi nella vostra mente, si rincorreranno rapidi i pensieri e potrete finalmente arrivare ad un punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 9, finanze, 7, benessere, 8. Scorpione. Cari Scorpione, vi aspetta una giornata un po' complicata, d'altronde siete reduci da una domenica non proprio piacevole almeno dal punto di vista sentimentale. Sarete ancora un po' nervosi,
Se siete stanchi di fare sempre le stesse cose, forse dovreste cambiare aria. Periodo di rielaborazione totale della tua vita, in particolare se penso a una sorta di blocco o dubbio che è nato nella parte centrale di questo anno e che stai gradualmente superando. Alcune coppie è da agosto che, infatti, stanno rivedendo progetti e impegni. Nei rapporti tra genitori e figli qualcosa è cambiato, quindi prudenza se ci sono dispute in famiglia o problematiche da risolvere. Cercate di essere meno frementi dal lato comunicativo, altrimenti le persone si spaventeranno. Se mostrate troppa aggressività in questa giornata, rischiate di non ottenere ciò che sperate. A scuola, i professori sono pronti a chiarire le vostre idee confuse. Lo stress dal lavoro vi sta logorando, qualche esercizio quotidiano potrebbe aiutarvi a mantenere l'equilibrio psicofisico. Anche lo yoga, la meditazione o il tai chi potrebbero essere utili. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 6, benessere, 8. Sagittario. Cari Sagittario, in questo periodo potreste trovare una certa sintonia con il segno del leone, potrebbe nascere una bella intesa grazie anche alla luna favorevole, approfittatene. Sul lavoro questo non è il periodo giusto per essere testardi. Proprio tu che di solito sei un faro per gli altri in questi giorni ti senti un pochino smarrito. Forse non ti aspettavi una chiusura o un problema recente, settembre ha rimesso in gioco molte situazioni. Ottobre cerca di riparare i danni di un momento di tensione che può avere riguardato anche il lavoro. È il tempo giusto per scovare innovazioni, anche idee scomode e valutare quelle che potrebbero effettivamente essere utili nella vostra vita. La pazienza vi porterà lontano, sempre che riusciate a mantenerla. Se siete coinvolti in una relazione amorosa un pochino particolare, vedrete che in questa giornata ne succederanno delle belle. Non tutte le vostre conversazioni intellettuali si tramuteranno in amore, ma una di queste vi colpirà e ve la porterete in mente per molti altri giorni. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 6, finanze, 7, benessere, 5. Capricorno. Cari Capricorno, la prossima settimana per voi sarà molto positiva, aspettate belle notizie dal fronte sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro cercate di stare attenti ai soldi e andrà tutto bene. Ultimamente infatti avete esagerato con le spese e ora vi trovate un po' in difficoltà economica. Le stelle sono dalla tua parte, e persino questo Giove contrario rappresenta una sorta di stimolo a fare. Ci sono alcune persone che quando vedono un problema si scoraggiano, altri che quando devono superare un dilemma invece rafforzano le proprie energie. E quest'ultimo è proprio il caso del Capricorno, che in questi giorni deve dimostrare quanto vale e avrà l'opportunità di farsi notare. Se vi sentite molto intransigenti in questa giornata, sarà meglio per coloro che vi sono accanto, che vi stiano lontano. State tralasciando delle amicizie, non crediate di poterle interrompere e riprendere a vostro piacimento. Qualcuno potrebbe accusarvi di menefreghismo ed altri potrebbero non riuscire a capire il motivo del vostro interessamento al lavoro o ai vostri hobbies. Dovete darvi più da fare se volete sfondare nel mondo del lavoro, ma anche in qualsiasi altro campo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 6, finanze, 6, benessere, 6. Acquario. Cari Acquario, giornata molto movimentata. Potreste però mettere finalmente un punto ad una discussione che va avanti da tempo. Nel lavoro potrebbero arrivare cambiamenti importanti. È un cielo interessante, oggi abbiamo anche una luna intrigante, domani lo sarà di più. Tutti quelli che sono soli e vogliono fare incontri avranno una stagione importante. Ottobre è il mese degli incontri e spero veramente che un'amicizia possa diventare qualcosa di più. Chi ha una coppia stabile potrà progettare qualche evento anche in vista del prossimo anno. L'amore sarà la cosa più importante per voi in questo giorno. Vi esce da tutti i pori. Sarà un giorno molto felice.
Non mostratevi timidi oggi nei confronti delle persone, in quanto la vostra personalità dovrà spiccare su quella altrui se volete che la persona che vi piace si accorga della vostra esistenza o se volete recuperare qualche punto perso con il partner. Se avete iniziato un nuovo percorso di lavoro, perché avete cambiato gruppo, idea o altro, adesso siete più convinti delle vostre scelte. È il momento buono per iniziare un lavoro o per coltivare un hobby e se si tratta di procurarsi dei documenti legali, meglio ancora. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 8, benessere, 10. Pesci. Cari pesci, la giornata sarà quella giusta per risolvere qualche problema in amore, per il lavoro invece le prossime saranno ore importanti. Potreste incontrare qualcuno che vi aiuterà a fare il salto di qualità. Come ho spiegato in altre occasioni, più ci avviciniamo all'autunno e meglio sarà. Inoltre posso già dire che il prossimo anno non avrà molti ostacoli. Saturno entrerà nel segno da metà marzo 2023 e questo pianeta avrà una funzione stabilizzante, permetterà di eliminare il superfluo e darà successo alle nuove iniziative. Non bisogna mai demoralizzarsi, perché una via di uscita ci è sempre. I molti impegni che avete, devono essere meglio distribuiti, non si può pretendere di giungere al traguardo se si lasciano le cose a metà, soprattutto se si tratta di appuntamenti lavorativi. In questa giornata non sarà sufficiente la vostra eleganza e il vostro fascino per aver più potere sulle persone. In amore potrebbero venire al pettine certi nodi e dovrete mostrarvi più comprensive e disponibili del solito verso il punto di vista del vostro partner. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 5, finanze, 10, benessere, 5. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.